Sognando la California, Dick Dick, e io invece tutti i giovedì sogno il teatro, ma soprattutto sogno lei, la nostra traghettatrice, la nostra caronte del teatro. Ti piace Diciamo come? che fa degli incubi, No, perché no, no, insomma, Tami, tu sei il non è che è sogno di proprio tutti un noi. sogno Tamara buonissimo. Malleo, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno, bentrovate e bentrovati agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio di Good Morning Milano. Allora, Dove ci porti teatro. oggi? Dove ci porti oggi? Teatro. Allora, oggi ho scelto tre teatri molto diversi e È tre difficile, è teatri. difficile. Non farlo dire a me, io non te lo dico neanche morto. Per me sono sei teatri, Molto perché è più facile, lontani, quindi non... molto lontani tra loro, così occupiamo tutta la città. Perfetto. Allora, partiamo anche perché devo dirti che questo gennaio si propone tantissimi spettacoli e tantissime proposte, nel senso che proprio sono storie molto diverse. Partiamo da una storia che mi ha molto, diciamo così, coinvolto, che è la storia che propone Umberto Petranca, che è un attore che spesso è presente negli spettacoli della Compagnia dell'Elfo, che in questo caso porta uno spettacolo suo, che ha scritto lui e che interpreta lui con la regia di Chiara Callegari, ed è uno spettacolo che si chiama Io mi fermo qui, ed è uno spettacolo che racconta un viaggio che lui ha fatto a piedi, non attraverso le strade che si possono percorrere a piedi, perché sapete che in tutta Italia ci sono dei percorsi che si possono fare a piedi, un po' come il Cammino di Sì, Santiago, ma in la Italia, via diciamo. Francigena, c'è la Greenway Esatto. del Molise, mi sembra, che passa Sì, fa coast to attraverso coast, alcune sì, regioni infatti, d'Italia. sì, ce ne sono varie. Invece lui, camminando, ha fatto un percorso però fuori diciamo, dalla traccia già percorsa. In questo viaggio ha incontrato una serie di persone con cui ha intrecciato appunto delle conversazioni raccogliendo delle storie. E queste storie adesso fanno parte di questo spettacolo. Lui ha iniziato questo viaggio per un motivo particolare che scoprirete se andrete a teatro, però in questo viaggio ha scoperto che entrare a contatto con persone che non conosci a volte ti permette di scoprire qualcosa di profondo dentro di te, perché a volte conoscendo le persone tu sai come difenderti e come non toccare delle parti di te, invece le persone che non conosci ti fanno con il loro modo diretto di entrare dentro la tua vita, ti fanno toccare dei punti molto delicati. Quindi questo percorso che lui ha fatto da solo, questo cammino, adesso lo condivide con gli spettatori e le spettatrici e condivide le storie che ha trovato attraverso Chiara Callegari, che l'ha aiutato in questa trasposizione teatrale. Quindi io mi fermo qua, è già in scena praticamente perché ha debuttato martedì, sarà in scena fino al 28 gennaio, quindi c'è tutto il tempo per andarlo a vedere, per condividere questo viaggio con lui, al Teatro Elfo Puccini, quindi Buenos Metropolitana Aires. Rossa, fermata Lima o fermata Porta Venezia. Corso Buenos Aires, quindi Sì, insomma potete facilmente anche raggiungere. scendere a Loreto con la Verde e farvi un pezzo a piedi, che è carino, dai. Anche perché molto spesso lo spettacolo è alle 19:30, quindi insomma dai. un orario accessibilissimo. Infatti. Poi invece ci spostiamo al PIM Off, che è uno spazio che propone spettacoli di drammaturgia contemporanea spesso, o comunque spettacoli anche molto di danza, che si trova in via, ve lo dico subito perché non mi ricordo mai la via, però ve lo dico subito. Comunque, via Selvanesco, via Selvanesco Spanesco. 75, metropolitana Abbiate Grasso, quindi Ok. in via Verde. Quindi ci stiamo spostando, diciamo così, in un'altra parte della città. C'è Assurdo. Oscar De Summa. Oscar De Summa è un artista bravissimo, che è un attore sia, diciamo così, scritturato, che quindi ha lavorato con tantissimi registi, registe del nostro teatro italiano, ma fa molti lavori suoi personali e lui porta avanti negli ultimi anni ha portato avanti una trilogia, si chiama Trilogia della Provincia, perché lui arriva da Brindisi come città originaria, adesso lui vive da tanti anni a Bologna. Questo spettacolo che porta il terzo capitolo, La sorella di Gesù Cristo, ed è una storia molto forte, molto legata a storie contemporanee, diciamo così, a storie che ci riguardano direttamente nella cronaca contemporanea, perché una ragazza prende in mano una pistola e attraversa tutto il paese per andare a sparare il ragazzo che la sera prima, il Venerdì Santo, l'ha costretto a subire una violenza.
lui racconta la storia di questa ragazza che attraversa il paese con questa pistola e racconta di come lei, esponendo il suo corpo, costringe tutto il paese a schierarsi con lei o contro di lei. Quindi in qualche modo ci racconta come il corpo femminile deve comunque essere esposto per poter raccontare la propria storia e per poter avere giustizia. In questo caso racconta anche come schierarsi sia un atto politico e quindi un atto dovuto per poter raccontare una storia. È un atto anche in qualche modo di violenza su se stessi, perché non dovrebbe essere così. Io non dovrei esporre il mio corpo per poter avere difesa, dovrei essere difesa in quanto tale perché ho subito una violenza. E quindi c'è un racconto molto profondo che lui fa su il corpo della donna, fatto da un uomo, ma anche come tutta la società intorno si espone su questo tema. Quindi iniziamo la mattina, come vedi, con temi sempre molto leggeri. No, grazie, anzi Tamara, però... io ti ringrazio per questa segnalazione perché è davvero molto molto intensa, esatto. Sentita, vedo anche da parte tua, molto sentita, molto. E molto però importante da esporre, quindi grazie. E, se, secondo me Oscar de Sumo è comunque un attore da seguire. Pim Off, giusto dicevi? Pim Off. Zona Abbiategrasso. Abbiategrasso, ma comunque hanno un parcheggio, diciamo, privato che possono utilizzare, quindi ci si può arrivare anche in macchina. Brava Tamara, perché si vola alto, poi però le miserie della nostra vita sono trovare parcheggio a Milano, grazie. Ma no, è vero, giusto. Mi piace dirlo, ma... giustissimo. Parliamo di teatro, ma anche di parcheggio. infatti. Dai, allora poi ultima segnalazione ultima, invece. Teatro della Cooperativa. Ok, lo conosciamo bene, riguarda. Esatto, Odio gli indifferenti sarà in scena dal 12 al 21 gennaio. E che paese saremmo se si rispettasse la Costituzione? Ce lo raccontano Giulio Cavalli con Luigi De Magistris, regia di Giulio Cavalli e Renato Sarti, che è il direttore del Teatro della Cooperativa. È una produzione del Teatro della Cooperativa ed è una riflessione su, appunto, sulla Costituzione, su... si racconta di come se fossero rispettati tutti i principi della Costituzione italiana, forse vivremmo una vita diversa, una vita quotidiana diversa, quindi tutti i cittadini avrebbero una relazione diversa con lo Stato, con il proprio lavoro, con la propria situazione sociale, economica, e tutte e probabilmente molti privilegi che sono stati, insomma, che ci sono, che abbiamo, e che riguardano solo alcune classi sociali, okay, probabilmente sarebbero azzerati se fossero rispettati alcuni principi della Costituzione, e un altro sistema sociale, politico ed economico inizierebbe. Quindi si parla sempre in senso molto ideale, però comunque si fanno delle riflessioni importanti. Il Teatro della Cooperativa in questo stimola e sviluppa degli spettacoli, produce degli spettacoli che possano in qualche modo portare avanti delle riflessioni, perché comunque il teatro è anche questo, portare delle riflessioni e interrogarsi su quello che accade. Poi le risposte non ce le danno, non possiamo averle in maniera certa, però. Teatro della Cooperativa, passatevi la battuta, un teatro in cui potete tranquillamente urlare viva l'Italia antifascista senza problemi. Cioè, si può fare senza problemi quel teatro, no? Anzi, sì, assolutamente. Posso dirla? Potete farlo in tutti i teatri senza problemi. Comunque, va bene. Tamara, dai, grazie mille davvero per le tue segnalazioni. Ricordiamo dove ti possiamo incontrare, o meglio, rivedere, riascoltare e approfondire tutte le tue conoscenze. Grazie Fabio. Al venerdì su Milanao, canale 191, dalle 16.30 alle 18, e lunedì su Antenna 3, canale 11 del digitale, dalle 23.30. Grazie mille Tamara, allora grazie, buona Fabio, giornata, a presto e buon teatro, e come dici te, facciamo diventare il teatro un'abitudine. Grazie mille. Ci vediamo a teatro, grazie mille Tamara, ciao. Buona giornata, andiamo con la musica di Diodato, con l'uomo dietro il campione, qui alle 8 e 17 minuti su Crystal Radio, qui è Good Morning Milano, a dopo!